sa usare le armi.
Carlos, sono Jill. Mi ricevi? Forte e chiaro. Tutto ok? Sì. Quel bastardo è morto. Bene, se lo merita. Ma come ti è venuto in mente di fargli da is... Fatti ammazzare. Non iniziare. Ho fatto quello che dovevo. Lo so. E grazie. Il treno è pronto a partire. Fa presto. Non muoverti! Cazzo! Jill! Kendo, ma sei vivo? Sì, sì, beh, più o meno. Scusa, non volevo spaventarti. Non so più cosa aspettarmi ormai. Ci credo. Senti, stiamo usando la metro per fuggire dalla città. Tu vieni? La metro? Beh, sembra un buon piano. Fuori avremo un bel da fare. Potresti esserci d'aiuto. Tutto ok? Sì, è solo che non è il momento, ecco. Senti, ho ancora roba da fare. Non preoccuparti per me, ok? Attento. Sei il mio armaiolo preferito. Smettila. No, non fare cazzate. Quella è la tua specialità, Jill. Attenta anche tu. Se devi andare alla stazione della metro, usa il vicolo a fianco al negozio, ok? La chiave è appesa lì. Tranquilla, tesoro, è tutto ok. Brava, piccola.
Carlos, quel mostro mi è di nuovo addosso. Com'è possibile? Pensavo l'avessi ucciso. Anch'io. Di quello stronzo. Torna alla stazione. Ma così lo porterò da voi. Tranquilla. Fidati. Andiamo via.
Carlos, so che abbiamo iniziato con il piede sbagliato, ma grazie. Beh, adesso siamo pari, no? Sei molto più coraggiosa di me. Quello che conta è che ora possiamo portare via tutti dalla città. Sì, sarai al sicuro. E tu no? Ci sono novità. Ottimo lavoro, sei davvero brava come dicono. Vai dentro ora, il treno sta per partire. Carlos, Tyrell, conoscete i vostri ordini. Dovete tornare in città e trovare Nathaniel Bard. Questo viaggio non è di sola andata, vero? Sta tranquilla, quando i civili saranno in salvo, il treno tornerà. Non preoccuparti, tu vai. Non ho nessuna intenzione di morire. Lo so che non puoi stare senza di me. Sì. Dovete trovare questo scienziato. Le sue ricerche sul vaccino potrebbero salvarci. Lo vedi? Stai imparando. La sola cosa che conta è la tua vita. Buona fortuna. Si parte! Non crederei davvero che quella testa d'uomo di Bard sia ancora vivo, vero? Ah, ho buoni motivi per pensarlo. Che c'è? Sei preoccupato per i tuoi compagni? O c'è dell'altro? Come ha fatto il plotone a cadere nell'imboscata di quegli stupidi zombie? Strano che il cancello fosse chiuso. Non è vero? Cos'è stato? Perché questo stronzo non è ancora morto? No, è tardi! Presto, di qua! Nikolai, che stai facendo? Non è me che vuole. Nikolai! Scendi dal mio treno, bastardo! È passato un po'. A quest'ora il treno sarà fuori città. Come la tua nuova fiamma? No, lei non è il tipo. È assolutamente unica. Ok, occhi aperti adesso, Casanova. Siamo arrivati alla centrale. Tu dici? Perché a me sembra più un cimitero. Scusami.
Merda, è chiusa! Tu pensa alla porta. Io ho questo stronzo. Fatti sotto! Dov'è quello spiro? Non mi interessa. Abbiamo della lavoro da fare. Se le informazioni sono corrette, Bard è nell'ufficio degli Stars. Troviamolo e prendiamolo in custodia. Custodia. Non dovevamo salvarlo. Carlos, dà un'occhiata qui. Ho localizzato l'ufficio degli Stars. Carlos, porta qui le chiappe, forza! Ricorda, Bard conosce molti dei segreti dell'Umbrella. Sa che non lo lasceremo andare facilmente. Quindi ricerca e soccorso è diventato snidare e catturare. Bene, buono a sapersi. Apro la serranda per farti passare. Resta qui e controlla che succede alla centrale. Ti contatto se scopro qualcosa. Ehi, fa attenzione. Certo. Anche tu. Era quella roba.
sembrava uno zombie. Andiamoci dentro. Ti, mi ricevi? Si aggira una strana presenza. Non so cosa sia. Una strana presenza? Ok. Controllo con le telecamere. Sta attento.
meglio sparare ai poliziotti. Penso di voler fotografare quelle cose. Carlos, l'ufficio si trova poco più avanti. Ricevuto. Lasciamo perdere. Che è bloccato. Ok, vorrà dire che faremo un bel botto.
cazzo di... d'oro. Che cazzo di porte hanno qui? Ignorale, siamo qui per Bard. La zona sembra libera.
sei mia. Carlos, sembra che qui non possa fare più niente. Ti raggiungo. Ricevuto. Calma, mettetevi in fila! Dottor Bard. Oh, grazie a Dio. Hai idea di quanto abbia provato a contattare qualcuno? Tranquillo, la tireremo fuori. Mi dica dove si trova. Sono intrappolato in un fottuto ospedale, circondato da mostri di ogni genere. Senti, manda qui gli Stars, loro sapranno cosa fare. No, negativo. L'RPD è stato invaso. Allora inventati qualcosa. All'Umbrella sono impazziti, ci vogliono tutti morti. Io sono il solo a sapere come creare il vaccino per mettere fine a tutto questo. Quindi o te ne stai lì con il cazzo in mano, o mi mandi qualcuno in grado di tirarmi fuori di qui. Già lo adoro.
Non ne dubito. Lo hai sentito? Non possiamo consegnarlo alla compagnia. È Mikhail il capo. Non siamo noi. Provo a trovare la posizione del dottore con il computer. Ci vorrà un po'. Da un'occhiata in giro, vedi se trovi qualcosa di utile. Gil, quella in prima fila. Che succede? Deragliato. Ci sono feriti. È Jill. Ah, merda. Aspetta, cosa? Jill! Jill, che succede? Jill, rispondi! Ti devo andare. No problem, penso io a Bard. L'unica sopravvissuta. Carlos, rispondi. Carlos! Merda, non c'è segnale.
Cordino, non posso stare. Non sa neanche nuotare. Carlos, rispondi. Che succede? Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo deragliato. Deragliato? Ci sono feriti? Sono tutti morti. Mikhail, tutti quanti. Oh, merda. È stato Nikolai a tradirci. Aspetta, cosa? Ma che cazzo? È qui! Proprio adesso. Merda.
interessante. Mi hai davvero fatto un grande favore, Jilvan. Jill! Rispondimi. Oh, cazzo. Tyrell, mi ricevi? Cosa succede? Jill è infetta. Ora la porto all'ospedale. Forse il dottor Bard può curarla. Ricevuto, ci vediamo lì. Tieni duro, Superstar. Ce la farai. Resisti, Jill. Troverò quel vaccino. Tutto bene. Promesso. Tyrell, dove si trova Bard? Deve essere nel laboratorio. Occhi aperti, sto arrivando. Ricevuto, vado avanti. Tempo per voi! Dottor Bard, è lì dentro! Sono venuto a salvarla! Apra la porta! Riconoscimento vocale fallito. Riconoscimento vocale? Che cazzo è? Un film di fantascienza!
Ok, qui non si passa.
apriti sesamo. Riconoscimento vocale fallito. Thank you.
Volevo solo sapere che cosa ci facessero quei documenti nel suo ufficio. Lo sai con chi stai parlando? Io sono Natalia Albarn, cazzo! Il miglior biologo che ho... Bard. Tyrell. Bard è morto. Gli hanno sparato. Merda, è il vaccino. Sto cercando. Beh, cerca meglio. Prova a guardare nel suo PC. Del BRC Nathaniel Bard, 29 settembre, ore 23. Sono consapevole di non avere più tempo. Spero davvero che questa registrazione porti a galla la verità e che il mio onore possa essere in parte riabilitato. L'incubo di Raccoon City è iniziato con la diffusione di un'arma biologica nota come Virus D. A crearlo è stata l'azienda per cui lavoro, la Umbrella Corporation. E ho ordinato al mio team di sviluppare un vaccino e ci siamo riusciti. Ora, alcuni campioni sono qui nel mio ufficio e il resto è nella struttura sotterranea. Ma quegli stronzi dei piani alti vogliono distruggerlo. Non vogliono si sappia cosa hanno creato. E per questo stanno eliminando ogni prova dell'esistenza del virus. Sono un idiota. So che non mi lasceranno. Mio Dio, Jill lo sapeva. E si è fidata di me. Sarà qui. Ok, Jill. Sto arrivando. Sì, l'ho trovato. Ottimo, ti raggiungo. Sta attento. Attento? Ma hai visto dove siamo? Sarà un miracolo se riesco ad arrivare tutto intero. Starei meglio. Cioè.
Tyrell, che cazzo è successo? Attenzione, cittadini. La rapida diffusione dell'infezione è diventata incontenibile. Il 1 ottobre, Raccoon City verrà distrutta da un attacco missilistico. Tutti i sopravvissuti devono evacuare immediatamente la città. Non è un'esercitazione. Attenzione, cittadini. Merda, ma è domani? In città c'è ancora gente. Credi che a Lazzasem gliene freghi? Cazzo. Ecco che arrivano. Tu rimani qui. Ci penso io. Meglio prepararsi. Ho l'impressione che non sarà facile. Proviamo a chiudere le serrande. Devono entrarne il meno possibile. E come facciamo? Entrerò nel sistema di sicurezza dell'ospedale. Tu tienimeli lontani. Adesso ci dimentichiamo.
Ricevuto. Anche per il cazzo. Ma almeno è finita. Sto arrivando. Il vaccino ha funzionato. Bene. Ehi, ma dove vai? Non è finita. Che pensi di fare? La città verrà polverizzata. Avanti, ti. Chiama il governo. Di loro che abbiamo una cura. Guadagna tempo. Certo che ha le palle. Jill. Grazie a Dio, stai bene. Ottime notizie. È tutto finito. La città è salva. Parami, Jill! Non c'è altro modo! Dove sono? Cos'è successo? Oh. Oh. Attenzione a tutti i cittadini. Tra poche ore verrà lanciato un attacco missilistico su Raccoon City. Questo attacco eliminerà all'istante ogni forma di vita. Abbandonate immediatamente la città. Primo ottobre. Evacuate subito. Ripeto. No. Evacuate non subito. Può essere. Non è un'esercitazione. Buongiorno, Bella. Mi hai salvato la vita. Proprio per niente. Ha fatto tutto Carlos. Quel pazzo figlio di puttana ti ha portata qui e ti ha curata. Dov'è adesso? Nei sotterranei. Barda teneva lì il vaccino. La città può essere salvata. Crede di farcela da solo. Devo raggiungerlo. Ma non hai sentito l'annuncio? La città sta per essere spazzata via. Sto provando a contattare qualcuno abbastanza.
panza in alto per fermare tutto. Lascia fare a lui. È un professionista. Lo sono anch'io. Ok. Non credo che ti farò cambiare idea. La struttura si trova proprio sotto questo ospedale. Ho perso i contatti con Carlos. Preparati al peggio. Sembrerebbe opera di Nicolai. Thank you.
forse porta ai sotterranei. Se ne sia mai accorto.